con il terzino bianconero Simone Ambrogio. Simone, ripartiamo un attimo dalla vittoria nell'ultimo turno contro il San Donato, che ha visto l'ultimo tuffo al 94esimo, il tuo primo gol in bianconero che ha dato i 3 punti alla Pinese. Che emozione, che partita è stata? È stata una partita molto combattuta, ce la siamo giocata fino all'ultimo. È stata una gioia immensa segnare per me il gol che ha portato poi alla vittoria. Sono contento a livello personale, ma soprattutto per la squadra perché sono 3 punti fondamentali. Senti, ora c'è questa pausa, la ripresa ci attende la partita contro il Trastevere, poi il Montevarchi, affronteremo le prime 2 della classe e come saranno ad approcciare queste 2 partite. Beh, sicuramente come abbiamo fatto nelle ultime 2 partite. Abbiamo dimostrato che comunque ce la possiamo giocare con tutte e adesso abbiamo queste ultime 7 partite da fare con determinazione e concentrazione per cercare un finale di stagione importante. Senti, in questa stagione sei arrivato verso ottobre, inizio novembre, da lì hai quasi sempre giocato titolare. A livello personale come sta andando? Sì, sta andando bene, è una buona stagione per me, anche perché arrivavo dalla preparazione che non ho fatto per nulla, anche perché condizionato dall'infortunio. Quindi sono molto contento per come sta andando la mia stagione. Senti, te eri nella Pinese anche nell'avventura di Lega Pro della passata stagione, e quale differenza tra la Serie C e la Serie D? Sicuramente la differenza più importante è l'intensità, però comunque questo girone di Serie D è un girone di un ottimo livello e quindi cercheremo comunque di fare il meglio in questo finale di stagione. Senti, questo finale di stagione, qual è l'auspicio? Quello di raggiungere i playoff? Sì, questo sicuramente il nostro obiettivo è quello di raggiungere i playoff, poi si vedrà come andrà. Senti, per concludere, per te cosa rappresenta la Pianese? Beh, la Pianese è una società che mi ha dato tanto, quindi sono molto contento di ricambiare questa fiducia del direttore e del mister.